facciamo oggi? Che domande! Facciamo lezione! Lezione? Ma oggi è Halloween! Ma scusate ragazzi, che cosa pensavate di fare? O vedere un film horror per caso? Ma veramente prof, noi pensavamo che oggi... Oggi è un giorno come tutti gli altri, per cui si farà lezione! Scusate! A scuola questi film non si potranno mai vedere. Chiaro? Che pizza sta prof. Già, bisogna che le facciamo uno scherzo. Se lo merita proprio. Dobbiamo scoprire il suo punto debole. Questo però mi fa un po' pena. Tenerezza, direi. Fa molta tenerezza. Credo che la parte cranica del suo cervello sia stata rimpiazzata da un trauma infantile. Condivido la sua tesi, collega. Probabilmente le sue onde cerebrali sono troppo alte. Secondo me la prof si dovrebbe rimettere un po' in forma. In forma? Ma neanche con 40 vasche al giorno. Beh, però con 30 km di corsa al giorno forse qualche risultato l'avrebbe, no? Secondo me potremmo invitarla a fare box con noi. Ma no, io in giro con la prof proprio no. Ragazze, l'avete sentita? Che voce la prof? Appena apre bocca mi fa venire il mal di testa. Una gallina! Anzi, una gallina canterebbe pure meglio di quella lì. Spero per lei che abbia le finestre sonorizzate, sennò i vicini sarebbero già scappati. Ah, non lo so, perché ci sarà un motivo perché tutti vede tutte le finestre sono rotte. Ragazze, non so se avete notato, ma la prof ha i calzettoni di mia nonna. Direi che di tua nonna ha soprattutto la postura. Non vedete come sta? Tutta gobba. A proposito di nonna, mi passate la bustinetta che ho preso a casa sua? Ma l'hai fatto tu? È buonissimo, come quella di una volta. Per forza, l'ho preso dal bollitore della prof. Ah, ecco perché ho un sapore così antico. Sentite ragazzi, ho un'idea. Mio padre e mio nonno mi raccontano sempre una leggenda che riguarda queste scuole. Pare che un bambino, nella notte di Halloween di tanti anni fa, scoprì dentro un armadio un passaggio segreto. Passaggio segreto? Un passaggio segreto. In un momento in cui non c'era nessuno, si infilò dentro per fare uno scherzo ai suoi compagni, scomparendo per sempre. Tutti allora cominciarono a cercarlo, ma del bambino non si seppe più nulla. Sembra che ogni 31 ottobre si sente risuonare la sua voce e a volte non solo li sente passare la sua ombra, ma addirittura lascia delle tracce rosse per terra nella speranza che qualcuno, trovandole, possa indicargli la strada per tornare a casa. Oh, ma è un racconto raccapricciante questo, da far venire i brividi. Oh, ma con lo scherzo della prof che c'entra? Beh, potremmo spaventarlo un po'. Scusate ragazzi, un attimo di attenzione. Allora, vi volevo dire, ho appena parlato con la dirigente scolastica. Come dicevo, stamattina festa a scuola di Halloween, per adesso non è possibile.
ho detto, come sempre, si farà lezione. Vi ho detto che ho parlato con la preside e la preside mi ha dato l'ok per quanto riguarda l'organizzazione di una festa qui a scuola. Mi ha dato la possibilità di avere la scuola tutta per noi, quindi la festa la faremo in serata. Che ne dite, ragazzi? Sì! Anche se a me questa cosa non mi garba. Se vedete l'ombra del bambino scomparso, chiamatemi! Ragazze, scusate, ma la prof dov'è? Rischiare. 3, 2, 1, go.
Ragazzi, avete visto? Che succede? Mi sto preoccupando. È 30 minuti che la prof e i ragazzi non si vedono. Sì, ma non esagerare. Non ne sono passati neanche 10. Voi donne tutto uguali, sempre a farsi problemi inutili. Ma perché voi invece sempre impeccabili, eh? Mamma mia, basta. Proprio adesso vi dovete mettere a discutere. Ma sta zitto tu. E basta. Invece di litigare senza motivo, andiamo a cercare la prof.
sente bene? Benissimo, grazie. Voi invece? Ma allora... Sì, insomma... Ma la porta del bagno chiusa, la sciarpa in terra... E tutto il resto? Vi ho fatto uno scherzo. Lo dicevo io che in tutto questo c'era di mezzo lei. Voi volevate fare uno scherzo a me? Io ho fatto uno scherzo a voi. Vi è piaciuto? E la leggenda del bambino fantasma nei sotterranei della scuola? Ma ragazzi, è una leggenda. Non esiste nessun bambino fantasma. E le ombre nei corridoi? E il rumore delle catene? E le ninne nanne che abbiamo sentito? È stata tutta opera sua? Oddio, che fine hanno fatto i secchioni? Wow! Guardate quanti libri! Ragazzi, questo è proprio il nostro pane quotidiano. Dobbiamo acculturarci sempre di più. Altro che telefonini. Io amo sfogliare i libri d'autore, Dante, Virgilio. Nel mezzo di cammini di nostra vita, mi trovai una selva oscura che la retta via aveva smarrita. Napoleone Bonaparte, Carlo Magno, Giulio Cesare. Questo sì che tesoro per il mio cervello. Ma che Napoleone? Ma no! I veri maestri sono i filosofi greci. Da loro dobbiamo imparare. Buono questo Platone. Buono questo Platone. Buono questo Pitagora.